Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo piccolo reaction video con commenti, teorie e quant'altro, sempre con mamma. Ciao mamma. Ciao e ciao a tutti quanti. Stiamo per guardare il trailer che anticipa la terza parte di Attacco dei Giganti, cioè di Shingeki no Kyojin. Anzi, scusate, parte terza della final season. Ovviamente. Ma prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e continuate a seguirci perché stiamo arrivando alla fine di questa avventura, sia per me sia per lei. Esatto. Molto probabilmente quando vedrete questo video, io molto probabilmente avrò visto la fine già, quindi ve lo anticipo, però lei no, quindi dovrete aspettare un po' per A parte vederla. che l'ultima puntata è finita proprio Male, male. esatto. Siamo pronti? Prontissimi. Guardiamolo tutti insieme. Sono spaventati loro stessi vedendo. Sono le parole che diceva lui sempre, combattere, combattere. Cosa ne pensi di questo antipastino? È un casino. Bene. Ecco, ho detto in una parola è un casino Abbiamo fatto perché una rima anche. sì. Antipastino, casino, bene. Senza volere, ma ecco, in questo momento nella testa mi ho un caos anch'io totale perché vedo Eren come era, vedo Eren com'è, intravedo e poi sento, mica sa. Sì, senti anche Armin che dice Eren, Armin. Armin che cerca aspetta! di fermarlo, Sì, dice, lui invece va sulla sua sì. strada, C'è anche sembra. Reiner, esatto, c'è anche Ma Reiner che sono. dice a questo punto Eren vuole che noi lo uccidiamo? Ecco. Prima di tutto sono spaventati anche loro, i suoi amici, Eh sono beh, spaventati quando l'hanno visto com'era. E direi. allora ognuno non sa proprio come fare per fermarlo. È quello che anch'io spero. Lui forse vede già la sua fine quando dice che è l'unica, forse le dà un'indicazione. Sì, perché come dicevo prima, Reiner sostiene, non è che Eren sta facendo questo perché vuole che lo uccidiamo, cioè, Appunto. ti ricordi quando dicevi, sostenevi che secondo te Eren stava ascoltando tutte queste Ecco, persone nel frattempo? forse li ha sentiti e ha tirato la conclusione che l'unica cosa, l'unica maniera in quale potete fermarmi è uccidendomi. Quindi l'ha fatto apposta a fare tutto questo per far sì che loro lo uccidano e quindi la parte buona prevalga sulla parte cattiva, apparentemente? Ma può anche darsi però, perché la sua personalità ormai l'abbiamo vista, intuita. La vera natura di Eren. Qual è? Ma c'è ancora quella che hai visto nelle prime stagioni, secondo te, oppure E no, io basta? confido che almeno un pizzico di umanità ce l'ha ancora dentro quel mostro che mi ha lasciata proprio senza parole. Hai anche visto Levi che dice Zeke lo uccido, datemi la forza e lo faccio Bravo, fuori. Levi. Qui sono d'accordo con Levi. Ecco, Se sì. non ce la fa Eren,
lo devi ammazzare. Lo farà lui. Anche perché è una promessa la sua, cioè a Erwin ha promesso. È piccolino, lo uccido. Ma sappiamo bene la sua testa, come funziona. Sì. Io penso che lui si potrà sacrificarsi per il bene di tutti gli altri. Degli altri. Oh, okay. Anche se lui vuol distruggere tutta l'umanità, per il per Mikasa, sì, e per i suoi amici, lui, il mio parere è che finirà così, non lo so, cioè, ecco, però il mio parere è che lui si sacrifica per loro. Ok, quindi lo uccidono e lui si sacrifica, oppure si sacrifica da solo. O si uccide da solo. Ok, però in ogni modo Eren muore, tu dici. Ma prima o dopo doveva stesso morire, però non lo so. Prima di morire deve fare qualcosa per cambiare questo mondo. Ok, ok. Adesso andiamo a vedere velocemente alcune delle scene, come abbiamo sempre fatto, sì, e sì, tu mi dici quello che pensi. Quindi cominciamo, esatto, subito dalla prima immagine. Questa, logicamente, come hai visto dal trailer, è Rainer che parla e dice è qui, il boato è qui. E, diciamo che è una scena molto iconica perché, se ti ricordi bene, nel primo episodio della prima stagione era lui e Bertolt ad attaccare e quindi c'era Eren piccolino in confronto al gigante enorme che apparve dietro le mura. E che mi ha fatto una grande impressione quando ho visto il primo gigante. Esatto, ma qua è il contrario perché è Rainer che guarda in alto e c'è Eren che si sta per approcciare a loro. Quindi anche il simbolico, quella montagna, ma sì, dietro la montagna vediamo tutta quella, come fosse una nebbia, un fumo. Che dietro si nasconde un altro muro ancora. Ti ricordi che questo è il fumo, lo stesso fumo che anche Bertolt emanava cercò di uccidere anche Armin, che lo bruciò vivo, giusto? Sì. Quindi è lo stesso, perché sono tutti giganti colossali. Ecco. E è una scena proprio, insomma, vabbè, la vedrai tra poco, quando faremo l'episodio, che durerà un'ora, ragazzi, quindi mi raccomando, senza stop. Oppure se vedete che mi interrompiamo è perché devo appunto ricominciare, far ripartire la camera. Ma questa è una bellissima scena, emozionante secondo me. Per e vedrai, ora insomma, va anche abbastanza. Sì. Bene, come rispondo. Sì. Eren lo hai già visto nella sua forma ultima. E vedi che proprio siamo come all'inferno. Nel senso, è tutto rosso. Ma è proprio, guarda, mi spaventa vederlo così e nello stesso tempo. Hai visto che c'ha le braccia? Vedo. Così, tipo. Sembra una specie di ragno, sembra delle costole, sembra di tutto e di più. Sì, sì. Nello stesso momento mi dispiace vederlo così. Mm-hmm. E poi quel che prevale, i suoi occhi verdi. Ah sì, nell'altra quelli scena. Quelli che ti attirano come una calamita. Però se sei stata attenta, in questo preciso momento, come c'è anche scritto dai sottotitoli, dice tutto l'odio che abbiamo provato per loro, cioè per Paradis, si sta rivoltando verso di noi e ti fanno vedere questa scena. È un po' come dicevamo nell'episodio precedente. Ci avete creduti dei mostri. E adesso vi faccio vedere io il vero il risultato, sì, esatto. Quindi ci avevamo preso sotto questo punto di vista. Sì. A prescindere da quello che c'è scritto nei sottotitoli, ma questa, secondo me, è una scena molto importante che vedrai. E logicamente questo è Eren. Lo so, ma io spero che Eren mi ritorni. Mi date di ritorno il mio Eren, non quel mostro. Ok, però se stai notando, è Eren da bambino. Da bambino. Ha le braccia aperte. Braccia aperte, sì, di libertà. Lui quello che ha voluto. Sempre. Quindi è come se volesse accaparla sta libertà. Sì, no? Perché lui da sempre ha voluto la libertà. Il fatto che è stato tenuto per tutti questi anni dietro a delle mura, alte, dentro anche, dentro le mura, qui per conto mio esprime proprio la voglia di libertà. Sì, senza mura, senza niente. Senza niente. Tra l'altro vedi che c'è anche il cielo blu, bellissimo. Questa è bella, questa mi piace. Allora, ovviamente questa è Hanji e sotto, vabbè, c'è scritto quello che Eren sta dicendo: se volete veramente fermarmi, potete soltanto uccidermi. E tu, Hanji, cosa pensi? Adesso voglio fare questa domanda a te. Inquadrano Hanji mentre
sottotitolato c'è scritto questo. Cosa pensa secondo te Angie a questo punto? Angie in questo momento, un occhio coperto, ma con quell'altro occhio le esprime una decisione, un rimanere sul suo pensiero per conto mio. Ma quindi secondo te che cosa vorrà fare Angie? Cioè qual è la scelta? La scelta per ucciderlo, perché così non distruggeva tutto il mondo. Ok, quindi tu sei ferma che lei deciderà... quello pensa. Sì, ok, ok. Però dipende da lo tutti vedremo. Gli altri. Eh sì, lo so, è solo l'anticipazione. Angie, siccome che era sempre un po'... Sì. Giusto, sì, è ferma, sì, è ferma decisa, e sì, poi sì, ragionava sì. Molto bene. Mm-hmm. Qua te la fa vedere come una guerriera. Sì, ecco. Sì. E questa è un'altra scena iconica. Iconica, eh? Perché sì. C'è Eren e Ymir. Esatto, ma sono bambini. Appunto. Allora ti faccio questa domanda. Hai visto nel trailer tutti adulti, sì. Come solo adesso. Sì. Loro due sono gli unici che sono bambini ancora. E che, come mai secondo te? Per me è perché forse si trovano in un'altra dimensione. Beh, questo è ovvio perché è vedi ovvio. Che dietro c'è l'albero. L'albero? No, l'albero, ma diciamo sì. le coordinate che sembrano un albero. Sì, sì, ecco. Sì. E allora qua, per conto mio, è già disegnato il destino di ognuno. Cioè? Non so, è il mio parere. Cioè, cosa intendi? Cioè... Ymir è quello che le è successo. Sì, ed è rimasta bambina è nell'altra bambina, dimensione, certo. Nell'altra dimensione, sì. Anche se è morta fisicamente, per forza. Fisicamente, sì, e ha creato, si è creato tutto il pandemonio. Sì, va sì. Bene. Senza che lei avesse avuto, non aveva nessuna colpa. Okay. È stata accusata ingiustamente. E lei ha sofferto le conseguenze. Sì. Eren qui è il bambino, però da bambino lui ha sempre era sempre irrequieto, sempre sì. Voleva essere libero, lui voleva fare quello che pensava lui. E in principio da bambino non ragionava, poi crescendo ha ragionato, però lui il suo carattere era già sì. Formato. Così. Perché tutti nasciamo con un nostro carattere. Certo. Ok. E allora qui anche lui è in quell'altra dimensione. Ma perché bambino e non adulto? Sì, perché nell'altra dimensione sono bambini loro due? Perché gli altri, quando senti anche Armin che dice Eren, fermati, sono tutti adulti intanto. Tutti adulti. Ma loro... Allora questa è un'altra dimensione dove è un altro modo di vivere, cioè forse fantasia, ma però rimangono un po' bambini. Ah, quindi tu dici che si è fermato il tempo? Sì, è una dimensione dove si ferma un po' il tempo, e anche se ricordiamo bene delle parole di Zeke. Sì. Che io sono da sono qua da tanto sembra passati sembra anni tanto sì. Tempo invece sì. Non sono da poco. Ok. E qua si può trarre la conclusione che in quell'altra dimensione il tempo si ferma in qualche maniera. Ok, vediamo la prossima. Altra scena iconica. Angie, come vedi sottotitolato, dice renderà fieri i nostri compagni. Lei in questo momento, come hai visto dal trailer, sta parlando di tutti i caduti, cioè di tutte sì. Le persone già morte per tutto questo ultimo scontro che sta per arrivare. Allora, in sostanza, quello che Angie chiede a Levi in questo trailer è: i nostri compagni caduti fino ad adesso saranno orgogliosi di noi? Tutto questo renderà fieri i nostri compagni? Ma io credo sì, che lei fa tutto quanto anche per anche se sono caduti sì. Che siano fieri di quello che loro hanno fatto per estinguere questo mondo dei giganti perché è loro che hanno creato dei problemi. C'è anche il nome sottotitolato, tra l'altro. Ma dove sei finito in questo momento? Dove sei? Cosa fai?
Io non perdo, guarda, guarda, è brutto già nei suoi occhi, che praticamente sono due buchi, un briciolo là, e dalla bocca, scavati, dai tratti che ha, lui sta ancora pensando qualcosa di male, non cambia, ha avuto un briciolo così nel consigliare, Eren. Però qui io non vorrei che Zicca avesse un asso nella manica, come sì, ha detto. Me l'hai già detto, sì. E voglio sapere dove si trova, perché se si trova anche lui in quell'altra dimensione. Ah, tu dici con Donere. Faccio la domanda lampo: Levi lo uccide? Ce la fa? Spero di sì. Ok. No, scusami, Zicca, perché non desidero la morte di nessuno. No, beh, però, fantasia, cioè questa è una storia inventata. Per tutto quello che hai fatto e per il pensiero che avevi dell'eutanasia, io confido in Levi, perché so che è uno fermo nelle sue decisioni, che almeno tu vai fuori di scena. Ok, vediamo la prossima. Guarda che orecchie. Beh, ma hai visto la faccia di Eren, ultima faccia di Eren, e la sua? Qual è quella che ti piace di più? No, scusa, non mi nessuna piace neanche una. Beh, io patteggio per quella di Eren, sicuramente. Patteggio per quella di Eren, perché Eren è Eren, perché Eren. E Eren era un'altra personalità. Ok. Confronto di Zeke. No, io dall'inizio. Sì. E allora, anche se sono con due mostri, preferisco Eren, ok. Questa è un'altra scena. E qui è il clou. Però piange. Piange e non è il mostro che è. Allora, dentro di quel mostro ci sei ancora, Eren? Io spero di sì. E ti vedo piangere. Vedo che ti dispiace. E quasi quasi sì. Aspetta che sia loro a ucciderlo. Sì, lui, allora a questo punto tu pensi che sia qualcuno di loro che lo ucciderà? Sì, ma non sono ancora sicura, dato che è scritto forse vuole essere fermato da noi, anche loro si mettono un punto di domanda, perché non sanno, ma magari potesse parlare con lui. Ma se fosse questo il caso, cioè se fosse vero il fatto che uno di loro o tutti loro lo fermeranno, chi potrebbe essere a fermarlo? Ma se dovesse essere ucciso da uno di loro, da due, da tre di loro, un'altra cosa che non abbiamo considerato, siccome che lui è il gigante fondatore, lui vede. Ah, ma no, quello è il gigante che avanza, che ha quella probabilità, la capacità di vedere nel futuro. Forse piange perché sarà, non vorrei dire una cosa del genere, diciamola tanto ma ormai. Forse sarà proprio Mikas. Ah, quindi tu dici, lui sta piangendo perché ha già visto che verrà ammazzato proprio da Mikasa. Esatto. E arriviamo proprio a lei. Mikasa che dice, torna da noi. Lo invoca classico. Una volta ancora, torna da noi. Sì. Come torna a casa. Torna a casa. Lo richiamava la Hai ancora quel potere lì, tu hai tanto potere. Esci fuori da quel mostro lì. E torna da noi. Ma ce la fa? Ma non lo so. Io vorrei che in quel mostro lì, quel briciolo di umanità, io non lo so se da quel mostro può uscire come faceva quando era gigante. Me l'hai già detto nell'episodio precedente. Se lui riuscisse a uscire da lì, è una confusione qua. Perché questo viso qua, Beh, non è malinconico, non è felice, Felice. Ma non è felice neanche la Mikasa vederlo così. No. Lui assolutamente, penso che Eren, perché lui assolutamente non è felice. Come dicevi quando nell'immagine precedente che piange, Che piange, che sa quello che farà, che è come adesso che è un mostro. Allora penso che sia Eren. Però se fosse Eren, allora confermi la teoria che dentro quel mostro c'è ancora l'umanità. E io la spero. Sua umanità. E io spero ancora. Bene, quindi per il trailer ovviamente no, ma per questo trailer finiamo qui.
La prossima volta ci sarà un episodio che durerà un'ora diretta, quindi... Che goduria! Che goduria, sì! Scusami. Sì. Nell'ultima scena, sì, vediamo. Sì. Però Eren qua non è bambino come in quella dimensione. Ah, ok, beh, ha i capelli lunghi, in sì, caso fosse lui, sì. Se è come dico io, sì, che lui è un Eren adulto qua. Mm. Ok, ok. Quindi teniamo tutti questi commenti per buoni e noi ci vediamo settimana prossima. Ci ha messo proprio nella confusione totale. Esatto, esatto. Ci vediamo settimana prossima con la terza parte della quarta stagione. Continuate ad iscrivervi, continuate a seguirci e faccio in bocca al lupo, ecco come abbiamo sempre fatto nelle precedenti stagioni, in bocca al lupo e vedremo quello che succede. Non ho parole, ecco, sono... È molto demoralizzata, sì, diciamo la verità. Guarda, non mi piace. Questa parte non mi piace. No, la storia è bellissima, intende. Per però... carità, però vedere Eren in questa... Poi ho dentro di me tanti pensieri, ma Eren dentro di lui era dall'inizio con i suoi pensieri di arrivare fin qui. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto continuate a seguirci. Ci vediamo la prossima volta. Alla prossima volta. Ciao ciao. Ciao.